Ik heropen de vergadering en vraag de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Meneer Manfalotto, wij zijn de pauze ingegaan met het verzoek of u nog aanvullende informatie zou willen geven om daar dan mee terug te komen. Daar wil ik u eerst de gelegenheid voor geven en daarna gaan we verder met de volgende vragen. Immagino che avrò la stessa opportunità sui temi successivi, quindi se sul tema dei ritardi che avete più volte sottolineato non fosse tutto chiaro, sono sicuro di potervi inviare un documento che possa darvi qualche elemento in più, fermo restando che le principali cause di ritardo sono sostanzialmente tre: l'indisponibilità delle linee, in particolare per la TMS, i lunghi tempi di test e le continue richieste di cambio, di change da parte del cliente. Manderò un'approfondita analisi di dettaglio che vi potrà essere utile. Prima, dat is altijd nuttig als u ons informatie stuurt. Maar heeft u wel een beeld gekregen van het aandeel dat Ansaldo Breda zou kunnen hebben gehad in de totale vertraging? Ripeto, non sono, preferisco fare un'analisi e ve la sottopongo, ma per continuare a dire è irrilevante a mio parere perché la quantità di ritardo per motivi esogeni è sicuramente molto più rilevante, ma molto più rilevante rispetto a quelli che potrebbero aver realizzato ed essere stati causati da Ansaldo Breda. Ripeto, essendo anche una cosa estremamente complessa nell'articolare le ricadute di questi ritardi nelle fasi progettuali, esprimerei delle opinioni non sostanziate. È mia abitudine fare dichiarazioni sostanziate. Dat is prima, want wij willen inderdaad ook geen onzin horen. Wij willen graag de feiten en als u ons die feiten kunt doen toekomen, dan is dat heel prima. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Meneer Manfalotto, ik heb nog een vraag over de keuring, de certificaten. Ansaldo Breda heeft gekozen voor een typekeuring in plaats van een keuring van alle afzonderlijke treinen. Waarom is daarvoor gekozen? Ma io non credo che ci siano libertà di scelta sull'omologazione. L'omologazione è un processo che è definito da regole internazionali, quindi ci impongono solo il modo di fare le omologazioni, cioè la scelta di utilizzare delle società che si chiamano notify body per fare queste verifiche. È ovvio che trattandosi di un sistema è opportuno avere un unico certificatore che integri tutte le certificazioni specifiche in modo che possa essere anche di maggiore supporto per diciamo, l'omologatore finale che è l'agenzia. È una scelta che si fa sempre e quindi non è difforme dalle abitudini che hanno tutte le aziende del mondo nel fare questo. Wij hebben begrepen
dat op basis van Europese wetgeving, regelgeving, het wel mogelijk is om ervoor te kiezen als fabrikant om alle afzonderlijke treinen te keuren in plaats van alleen het type. U geeft aan dat die vrijheid er niet is. Wij weten vanuit regelgeving dat die vrijheid er wel is. Dus mijn vraag herhaal ik aan u. Wetende dat het gaat om een klein aantal treinen, zou het wellicht verstandig zijn geweest om de afzonderlijke treinen te keuren? Oh, forse ho capito male io la domanda, ma non è conveniente avere un certificatore per ogni treno. Conviene avere un certificatore per tutto il sistema perché, oltre a essere più conveniente in termini di continuità, è anche più conveniente in termini di scambio di relazioni. Perché se io devo avere un certificatore differente, vuol dire che devo intraprendere differenti relazioni e devo costruire differenti e ripetere continuativamente le stesse informazioni, e lo trovo sconveniente rispetto ai tempi e rispetto alle esigenze. In ogni caso, poi alla fine i certificatori, mi sto riferendo ai Nobo, nel mondo sono molto pochi. Ik leg mijn vraag nog een keer uit. Ik heb het niet over de keuze om te kiezen voor verschillende keuringsinstanties, want er wordt gekozen voor één notified body. Maar als het gaat over de wijze van certificeren, dan bestaat er de mogelijkheid om de afzonderlijke treinen een certificaat te geven, een keuring te geven, in plaats van alleen het prototype te keuren. Dat kan binnen de regelgeving die er is. En als ik u dat voorhoud, wat is dan uw reactie daarop? Ma io francamente non lo sapevo questo fatto, non è nelle nostre abitudini che c'era questa possibilità. Abbiamo usato la strada che usano tutti per i motivi che le ho detto, quindi avere un unico interlocutore avvantaggia sicuramente tutti. L'importante è che sia un ente che abbia le capacità, le competenze e il riconoscimento internazionale. Helder, u wist niet van het bestaan af, dus dan stel ik daar geen vragen meer over. Eind 2011 wil HSA ervaring opdoen met de treinen. En daarvoor worden er twee treinen geleend van Ansaldo Breda. Maar in maart 2012 wil HSA eigenlijk verder gaan met het lenen van die treinen en de bruikleenovereenkomst verlengen. Maar Ansaldo Breda staat dat niet toe. Waarom? Ma certo, innanzitutto non sono stati loro a chiedercelo, ma siamo stati noi a proporglielo perché appunto ritenevamo indispensabile che loro facessero pratica e questo corrisponde a quello che ho detto prima, che è un fatto indispensabile. Noi ci siamo opposti poi alla continuità perché in realtà questa anticipated PTO, così definito, doveva trovare un completamento nella consegna definitiva dei treni. Noi ci siamo opposti perché erano in ballo una serie di richieste di varianti, richieste economiche, a fronte di richieste di modifica di contratto che loro non volevano riconoscerci. E per questo motivo abbiamo assunto una posizione più dura per tentare di convincere di arrivare alla conclusione di una pretesa economica che noi avevamo. Questo è il motivo. Reden was om geen toestemming te geven om verder te gaan met het lenen van de treinen, economische redenen, financiële redenen, maar ook het gebrek aan informatie vanuit HSA over de treinen. No, in sostanza noi, avendo completato le attività, ritenevamo fosse nostro diritto arrivare alla consegna definitiva dei treni come previsto dal contratto. Questa consegna definitiva può avvenire ovviamente quando le due parti sono d'accordo sul valore del treno. Se mi hanno chiesto milioni di varianti e non me ne riconoscono dopo avermi autorizzato a realizzarle, questa cosa contrattualmente non è accettabile. Io non posso consegnare un treno definitivamente se ho ancora delle pendenze economiche. Poi alla fine, come sa,
si è trovato un accordo piuttosto in là, avendone noi il diritto di avere il riconoscimento di queste varianti. Helder. Economische redenen, dat was de reden om dat niet toe te staan. Dan wordt er een constructie verzonnen. U gaf het net zelf aan. APTO, Anticipated Preliminary Takeover. Per forzare la consegna. Esatto. Per forzare la consegna definitiva come previsto dal contratto. Bij die APTO-overname van die treinen is er ook een lijst met openstaande punten die nog opgelost moesten worden. Wat waren dat nou voor soort openstaande punten? Ma erano varianti anche consistenti, attività che avevano a che fare con diciamo, richieste importanti sia di tipo strutturale che di tipo diciamo, sistemistico, varianti costose. Ora l'ordine di grandezza era abbastanza elevato, il dettaglio non lo ricordo, ma è stato oggetto di un settlement col quale poi abbiamo trovato l'accordo agli inizi del 2013, credo. Heeft u ook wat voorbeelden of weet u dat niet meer? Voorbeelden van de openstaande punten, om een beetje een beeld erbij te krijgen. Posso fra un po' recuperarne un secondo, se magari alla fine riuscirò a darle una lista, perché ora a memoria, ripeto, preferisco dire le cose ricordandole precisamente e evitando di creare poi inutili polemiche. Prima. Tijdens het proefbedrijf door HSA, en het proefbedrijf is generale repetitie zonder reizigers, zo hebben we het hier genoemd, treden er verschillende problemen op. Technische problemen die er ook al waren met de leentreinen, die er ook al waren bij de APTO-constructie. En dan moet u denken aan problemen met de deuren, met de tractie, de aandrijving. Wie was op dat moment verantwoordelijk om die problemen op te lossen? Naturalmente tutti i problemi sono a carico del costruttore, laddove esistono problemi del costruttore, e c'è prevista nel contratto il periodo di garanzia che impone al costruttore di ripararli. Però differenziamo le cose come al solito. Per circolare su una linea ferroviaria devi ottenere delle autorizzazioni che garantiscono che il treno operi in sicurezza. Quindi di fatto il treno, se problematiche avesse, e continuo a dire, sono problemi secondari, tipici dei primi periodi di circolazione, non hanno a che fare con la sicurezza e devono essere messi a posto. Rileverete certamente che questi problemi, che appunto sono minimi, hanno generato pochissime difficoltà alla circolazione, tant'è vero che c'è una lettera del sottosegretario che dichiara che in pochissime settimane le problematiche del treno erano state risolte, tant'è vero che il treno aveva raggiunto una disponibilità superiore a quello del treno concorrente in 5 settimane, se ricordo bene, e che comunque i problemi residui non erano problemi che ostacolassero la circolazione. Questo è tipico. In ogni caso ci potevano anche essere problemi generati dalla condotta del treno. L'inesperienza dei macchinisti in genere può creare dei problemi, possono creare dei problemi. Sì, sì. No, ma lasci bene, non volevo parlare di quello. No, non volevo ritornare. In ogni caso possono esserci anche problemi che vengono rilevati come tali, che poi si scopre sono generati da una cattiva condotta e inesperienza. Mi faccio qualche esempio. Se c'è un problema sul sistema RTMS che ferma il treno, il macchinista può non operare correttamente nella riattivazione del sistema perché magari non conosce la procedura. In un primo caso viene dichiarato un problema. Ik kom daar straks, ik onderbreek u even, ik kom daar straks nog uitgebreid bij u op terug. Mijn vraag was, er waren een aantal technische problemen bij de twee leentreinen. Die problemen kwamen ook weer terug bij het voortijdig overnemen van de treinen en ook tijdens het proefbedrijf. Hoe loste Ansaldo Breda die problemen op met de deuren, de tractie, de aandrijving, de remmen?
Erano problemi puntuali che sono stati riparati velocemente, lo attestano le documentazioni, lo attestano il fatto che questi problemi sono scomparsi in poche settimane. Dus u herkent de kritiek niet vanuit de vervoerder dat dit soort problemen niet snel werden opgelost. U herkent die kritiek niet. Ma non lo dico io. I problemi sono stati risolti, altrimenti non, il treno non avrebbe circolato nei tempi, mantenendo gli orari e soprattutto raggiungendo lo stesso livello di disponibilità degli altri treni. Quindi è un'affermazione, non sto dicendo che non ci sono stati problemi, ci saranno anche stati, ma sto dicendo che sono stati risolti. Ik geef het woord even aan mevrouw Vos. Nee, dan gaan we door. In december 2012, we gaan nu naar de periode dat er van start wordt gegaan met de commerciële dienst, wordt de Vira ingezet op het traject Amsterdam-Brussel. De vervoerder en het onderhoudsbedrijf hebben op dat moment wel zorgen over de betrouwbaarheid van de trein. Had u die zorgen ook? Assolutamente no, perché se fosse stato così sicuramente sarei intervenuto. Ricordo che il treno circolava sul territorio olandese da settembre. A dicembre ha cominciato a operare sul territorio belga. Problemi diciamo, tecnici non ne avevo. Abbiamo rilevato invece numerosi problemi quando attraversavamo il confine e cominciavamo a interfacciarsi col sistema RTMS del lato belga, che fino alla fine ha creato problemi non solo a noi ma anche al treno Thalys. Credo che nella lettera della Mansfeld fosse anche molto ben chiarito che le problematiche di ritardo generate fossero per la maggior parte attribuite a questo problema qui. Dus u had geen zorgen voorafgaand aan de start van de commerciële dienst Amsterdam-Brussel. U zei onlangs deze week in een interview in een krant dat u eigenlijk de treinen eerst zou willen repareren voordat de NS ze in de dienstregeling zou nemen. Maar die uitspraak die een krant heeft overgenomen klopt dus niet. Io non ho letto l'articolo, naturalmente il giornale sicuramente che mi ha intervistato, magari non è stato preciso, io non ho mai detto e né fatto operazioni del tipo che ho mandato dei treni non riparati. Ovviamente i treni erano in condizioni di operare, avevano dei problemi di tuning, si riparavano puntualmente come era previsto, ne avevamo tutte le autorizzazioni, non abbiamo mai avuto, ma non ne avrei tuttora, problemi e preoccupazioni sulla capacità del treno di far fronte ai servizi con i criteri di disponibilità, sicurezza e affidabilità prescritti. C'è stata forse una mala interpretazione dell'intervista nel giornale. Non ho letto la versione, peraltro non conosco l'olandese, quindi non sarei in grado neanche di dire con precisione cosa ci sia scritto, ma in ogni caso le confermo questo. Sarebbe irresponsabile da parte nostra pensare di mandare dei treni non funzionanti perfettamente. Mevrouw van Vroonhoven verklaarde dat Ansaldo Breda voor extra personeel zou zorgen in die periode, dus bij de start. Maar dat Ansaldo Breda het liet afweten in die periode, dat er onvoldoende capaciteit was vanuit Ansaldo Breda bij die start. Klopt dat? Dunque, a me sembra di ricordare che detti la disponibilità, anzi detti io indicazioni di incrementare se necessario il personale a bordo del treno in scorta, laddove fosse necessario, però che il fatto che non ci fosse
mi lascia molto perplesso. Sono convinto che ci fosse stato il personale a scortare i treni, anzi ne sono certo. Dus u zegt dat u had aangeboden dat als er meer personeel nodig zou zijn, dat extra personeel ook zou komen. Desidero precisarla perché se questa cosa rischia di essere mal interpretata e soprattutto utilizzata in modo strumentale. Noi riteniamo indispensabile, ma questo lo fanno tutte le aziende, che nelle fasi iniziali di circolazione in esercizio sia necessaria la presenza di un tecnico per supportare il personale di bordo di fronte alle problematiche di qualunque tipo. Questo è un motivo precauzionale e non è un motivo legato al fatto che il treno aveva dei difetti. È un motivo precauzionale che si usa abitualmente proprio per supportare il personale di condotta che può trovarsi in difficoltà, soprattutto quando è poco esperto, per affrontare, diciamo, quelle che possono essere segnalazioni e informazioni che arrivano dal sistema di manutenzione e di controllo. Purtroppo la mattina di quel gennaio non c'era. HSA reed in die periode bij de start van de commerciële dienst 10 ritten per dag in plaats van 16. Er waren dus heel veel reservetreinen nodig. 4 reservetreinen op 3 rijdende treinen. Dus een trein reed, ging de werkplaats in, moest die trein gerepareerd worden en dan werd de reservetrein ingezet. Hoe verklaart u dat er zoveel reservetreinen nodig waren? Posso chiederle a quale periodo si riferisce perché è importante. Se questo è avvenuto nelle prime 4-5 settimane è possibile, infatti il treno nelle prime settimane aveva qualche difficoltà di tuning, ma dopo 5 settimane a me risulta che il treno avesse una affidabilità elevatissima e solo meno di un punto percentuale era attribuito a problemi di tipo legati a questioni di ansaldo, quindi credo che lei si stia riferendo solo alle prime 5 settimane, ma è una cosa abituale, succede, ho libri alti così che dimostrano che tutte le prime esperienze di un treno nuovo, e credo di averlo sentito anche da esperti che hanno partecipato a questa commissione, possono capitare problemi di tuning nella fase iniziale. Credo che nella settimana 50 leggo c'era una puntualità che era dell'ordine del 79%, appunto con delle cancellazioni elevate, ma alla settimana 2, quindi nel 2013, la puntualità era salita al 91% e il residuo 3% non era da attribuire a noi. A quell'epoca il Thalys raggiungeva il 79%. Questa è una lettera che non ho scritto io. Non ho scritto io. È una lettera dell'House of the Representatives of the State General, era della signora Mansfield. Het klopt dat in die periode vanaf week 50 naar week 1 de punctualiteit toeneemt. En ook de uitval neemt af. Maar wat daarvoor nodig was, was een onevenredige inspanning, een ongekende inspanning van het onderhoudsbedrijf om dat voor elkaar te krijgen. Want naast deze cijfers hebben we ook gegevens van Netrain, het onderhoudsbedrijf. En die geeft aan, vanaf week 52, een dubbele bezetting is nodig, een maximale inspanning is daarna nodig. En een onevenredige inspanning is nodig. En in januari konden ze het simpelweg niet meer aan. Als ik dat tegenover uw verhaal plaats, wat vindt u daar dan van? Dat het onderhoudsbedrijf het bijna niet aankon om de treinen, de Vira-treinen, te onderhouden.
che è esattamente il contrario di quello che mi ha scritto la Mansfeld, che erano molto contenti dell'esercizio del treno, che la sua puntualità cominciava a essere di grande soddisfazione, ci invitava a incrementare il numero delle consegne perché erano molto soddisfatti. Non ho notizia di questa insoddisfazione di NetTrain, che peraltro è comparso solo nelle ultime settimane, nonostante avessi chiesto di cooperare con noi da prima. Mi riferivo a questo incontro avuto circa un anno prima, ma mai più visti. È un tipico sistema, problema di responsabilizzazione rispetto a tutte le problematiche, è incredibile. Non si può da un lato scrivere il treno va bene, dall'altra parte poi due anni dopo dire che ha dei problemi così consistenti da doverli tanto scortare. 95% di disponibilità vuol dire che un treno, 5 treni su 100 possono essere indisponibili. Se li riportiamo a 10 stiamo parlando di meno di un treno al giorno. Quindi tutti questi treni di scorta mi sembra che sia assolutamente in contrasto con quello che dichiara il sottosegretario. Ik heb net aangegeven dat de cijfers, de betrouwbaarheidscijfers en de uitval wat u aangeeft, dat klopt. Dat staat ook in de brief van de staatssecretaris. Maar wat ik aan u wil vragen, de andere kant van het verhaal, dat op dat moment een enorme inspanning geleverd moest worden door het onderhoudsbedrijf om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat begon in december met een dubbele bezetting. Daarna was een maximale bezetting nodig. En in januari lukte het helemaal niet meer. Als ik dat verhaal tegen u aanhaal, herkent u dat dan of helemaal niet? Dat ook in die periode speelde? Mi stupisce, innanzitutto perché non ho mai avuto contatti con NetTrain, quindi questa lamentela non mi è mai pervenuta. Non so neanche che dimensione di impegno ci fosse da parte di NetTrain in termini di persone, perché le avrei potuti supportare. Ho idea che il numero di persone necessarie sono tante. A giudicare da quello che ho visto come attività di manutenzione corrente sui treni che erano nelle loro mani, le attività sono state pressoché nulle. So che ci ritorneremo dopo, però la condizione in cui i treni uscivano alla mattina, in termini di banale manutenzione, erano veramente inaccettabili. E scusatemi la critica, io continuo a viaggiare sui vostri treni perché sono un appassionato di questo paese. Le condizioni in cui questi treni, non i nostri, ma i treni delle ferrovie, circolano sono assolutamente fuori delle norme e un'accettabilità a livello nazionale e internazionale. Scusatemi la critica, ma da esperto credo che possa dare un contributo in questo senso. Had u eind december 2012 dus de indruk dat de NS tevreden was over de eerste prestaties van de Vira op het traject Amsterdam-Brussel? Ero contentissimo. Peraltro avevo organizzato con la mia struttura di comunicazione, stavo per organizzare una sorta di un'autonoma indagine per verificare l'interesse delle persone, perché peraltro percepivo che la gente era contenta, percepivo che tante persone abbandonavano il Thalys per salire sul nostro treno, trovandolo molto più confortevole e vantaggioso. In quanto, insomma, come sa, esistono molti sistemi di comunicazione che ci davano questo risultato, quindi ne eravamo non contenti ma contentissimi, perché sembrava che avessimo superato, come ci aspettavamo dopo un periodo iniziale di difficoltà, come succede sempre, che in soli 3 mesi o 4 le cose stavano cominciando ad andare come si deve e come sarebbero andate, ne sono convinto, se non fosse avvenuto quello che è avvenuto a gennaio. Nog even een vraag, meneer Manfalotto, over het onderhoud van de trein. U gaf net aan dat u geen contact had met NetTrain, het onderhoudsbedrijf.
Maar u heeft wel felle kritiek op de wijze waarop de treinen werden onderhouden. Waar is dat dan op gebaseerd? Sul fatto che dopo che abbiamo, dopo il famoso incidente di gennaio, come sicuramente vi è noto, costituimmo una task force per diciamo, trovare la soluzione al problema, in quanto ci fu richiesto di rimettere in servizio i treni, avendo riparato anche quei piccoli guasti che erano stati ritenuti non bloccanti la circolazione. È un piano che sicuramente discuteremo dopo, e avevamo modo di verificare lo stato dei treni che erano già nelle mani dei treni. Lo stato di manutenzione si vedeva essere stato pressoché zero. Più volte si è fatta una critica, ricordo, per fare un esempio, del famoso problema delle batterie. È banale, se una delle batterie non mette l'acqua nelle manutiene, dopo un po' può succedere che non va bene. I treni che sono fermi, alcuni giorni c'è un piano di movimentazione per fare in modo che tutte le parti mobili siano adeguatamente manutenute, non erano state manutenute, quindi l'ho basato evidentemente, come al solito, su dati di fatto, perché andammo a ispezionare lo stato dei treni. Dus uw oordeel over het onderhoud. Tevreden hoe de treinen het deden, maar je had ook de indruk dat de reizigers tevreden waren en ook dat de NS tevreden was. Assolutamente sì, c'è una lettera importante. Ci sono rilevazioni, credo che ci siano anche dati oggettivi di numero di persone che viaggiavano sul treno Fira, che sicuramente poi pervenivano anche in buona parte dal treno Thalys. Okay. Kijk even naar mevrouw Vos voor eventueel aanvullende. Meneer Manfalotto, dan gaan we naar de periode waarin de winterproblemen gaan spelen. U heeft daar net al het een en ander over gezegd. Half januari 2013 gaat het sneeuwen. In de koopovereenkomst staat een bepaling waarin staat dat de Vira in alle Nederlandse weersomstandigheden moet kunnen functioneren. Wat betekent die bepaling voor u? Significa che il treno, secondo, diciamo, il contratto, deve poter circolare alle condizioni meteorologiche del paese, incluse quelle critiche, nel caso specifico quelle innevate, naturalmente seguendo le regole di prescrizione nazionali e internazionali. Di solito esistono dei consigli che vengono dati a livello internazionale e delle applicazioni, diciamo, in termini comportamentali per quanto riguarda le singole nazioni e le singole tratte, a seconda delle condizioni meteorologiche, nel caso specifico neve e ghiaccio. Ci sono delle regole che sono scritte e sono di gestione dell'operatore, che deve mettere in atto per poter far circolare i treni in quelle condizioni. Nel caso specifico della neve sono prescritti la pulizia, il declining, se il treno è all'aperto, il de-icing del treno laddove ci fossero condizioni di ghiaccio, riduzione sostanziale della velocità, a seconda delle linee a 140 km all'ora, 160, 120, a seconda appunto delle condizioni. In alcune nazioni è previsto che ci sia un treno che parta la mattina che pulisca i binari, quindi levi la neve, e poi una condotta attenta e con informazioni che devono essere continuamente date sull'esito del... Quindi questo treno doveva far fronte a queste cose a seconda delle condizioni che si potevano verificare. Se questo significa, mi auto anticipo una domanda, ma si possono e sono previste delle prove di
comportamento di un treno in caso di ghiaccio, le rispondo non erano, non ne sono previste. Le prove che si fanno in termini di temperature sono eseguite sui componenti, esistono alcuni laboratori, ce n'è uno a Vienna che noi abbiamo utilizzato, che verifica che il funzionamento delle apparecchiature avviene anche in condizioni di temperature estreme, sia basse che alte, e noi queste prove le abbiamo fatte. Ma non ci sono delle prove che verificano la marcia del treno a meno 20 gradi piuttosto che a 30 centimetri di neve, non ci sono queste regole. Dus u zegt, volgens de koopovereenkomst moet de Vira in alle weersomstandigheden in Nederland kunnen rijden. Maar u verbindt daar wel een aantal voorwaarden aan. Belangrijk is hoe de machinist rijdt. Perfect. Belangrijk is het onderhoud, de de-icing. Het is belangrijk om te letten op de snelheid. Dus u koppelt daar een aantal voorwaarden aan. Zijn dat nou ook voorwaarden die in de handleiding staan bij de trein? Of zijn het meer algemene dingen waar je als operator op moet letten? No, ci sono generali, esistono delle regole scritte, di solito ci sono delle procedure prescritte, tutte le ferrovie le utilizzano, magari si differenziano da paese a paese, però ci sono delle regole molto chiare che devono essere applicate sia dal responsabile dell'infrastruttura che dal responsabile quindi in questo caso delle ferrovie responsabili dell'infrastruttura, che dal responsabile dall'operatore. Ci sono dei casi in paesi estremi, ma anche in paesi non estremi, dove per esempio vanno messi in funzione degli impianti che riscaldano i binari dove ci sono gli scambi, per evitare che gli scambi non funzionino. Op een gegeven moment ontstaan er problemen met de Vira tijdens de winterperiode, de sneeuwperiode. Problemen met de deuren, de uitschuiftreders, er is ijsaanzetting. Problemen aan de onderkant van de trein, die raakt ook beschadigd. En op 15 januari wordt er ook ontdekt dat er een afdekrooster onder de trein is gevallen. Hoe verklaart u die problemen? Allora, mettiamo un po' d'ordine. Cominciamo dal fatto che ovviamente se fa freddo ci si fa ghiaccio e quindi il ghiaccio il treno non lo combatte da solo. Se non vengono fatte operazioni di de-icing e si inserisce del ghiaccio all'interno di uno scalino che come si sa è un elemento rigido, questa roba blocca il movimento di uno scalino che entra o esce, quindi è tipico problema di manutenzione, ma tutto sommato questo è irrilevante. Se parliamo invece di quello che è successo della famosa griglia, entriamo nell'episodio famoso che poi è stato quello che ha generato tutto il problema che poi si è concluso con la termination, come sapete, o perlomeno è da lì che è nato tutto. Questo succede peraltro 3 giorni dopo, 4 giorni dopo, una lettera di soddisfazione da parte del sottosegretario, questo è molto importante. Quel giorno, molto presto al mattino, il treno uscì e incredibilmente, senza aver messo in atto nessuna delle procedure che appunto sono prescritte, differentemente da quanto è successo sugli altri treni, perché abbiamo evidenza che sugli altri treni, ad esempio il Thalys, la riduzione di velocità era stata applicata, il de-icing probabilmente pure. Il treno non solo non ha applicato questa regola, ma ha continuato ha viaggiato esattamente alla velocità prevista, cioè a 250 km all'ora. Per fortuna sistemi come il treno, questi treni moderni si autoproteggono, tant'è vero che abbastanza velocemente il treno ha dato un allarme. Questo allarme ha portato addirittura al fermo del treno automatico, senza che il macchinista lo potesse decidere, e che già è un elemento importante. Questa cosa succede esclusivamente perché il sistema di sicurezza di bordo rileva che le ruote slittano per effetto di presenza di ghiaccio e che quindi non sono garantite le condizioni di sicurezza.
e per essere e per mettersi nella migliore condizione di sicurezza frena il treno. A quel punto il macchinista dovrebbe prendere atto di questo, ripartire normalmente e quindi ridurre la velocità o quantomeno mettersi in contatto con la centrale operativa per avere istruzioni. Non contento, il macchinista invece ha ripreso la velocità, il treno per una seconda volta ha effettuato la stessa frenatura di emergenza, quindi il macchinista, ma anche colui che governava i treni dalla centrale, non prende atto di questo rischio, e per una terza volta eseguono esattamente lo stesso fenomeno. Quello che sto dicendo ora a parole è rilevabile da una scatola nera. Se volete, io ho disponibile anche, diciamo, una traduzione più visibile di questa scatola nera dell'episodio che si è fatto. Cioè, in sostanza, il treno si è ribellato più volte a questa cosa e che non è stata presa in considerazione. Questo è un comportamento assolutamente pericoloso, assolutamente diciamo, irresponsabile, e che poi è stata la causa della famosa griglia che si è staccata. Perché andando a quella velocità, gli accumuli di neve sono diventati dei massi di ghiaccio che ovviamente, sbattendo al di sotto del treno, hanno, diciamo, divelto una lamiera di protezione, che è evidentemente una cosa che non deve succedere, perché non ci si deve mettere in quelle condizioni. U geeft aan dat de trein dat er drie keer is afgeremd, hè, door het beveiligingssysteem ERTMS. En dat de betreffende machinist 250 kilometer heeft gereden, ondanks de waarschuwing volgens ERTMS. En dat met de sneeuwaanzetting dat ook geleid heeft van het losraken van de sneeuwplaat. De trein waar u het over heeft, waar dus drie keer is afgeremd, dat is niet de bewuste trein waar het afdekrooster van onder is afgevallen. Wij hebben natuurlijk ook goed gekeken en alle informatie bestudeerd. Dus het verhaal wat u vertelt over dat remmen, dat ERTMS-systeem, gaat over een andere trein. En dus niet de trein waar het afdekrooster onderuit is gevallen. Questo è l'esempio di un fenomeno che abbiamo rilevato, ma il fenomeno del ghiaccio che si è accumulato in quelle condizioni imponevano rallentamenti di tutti i treni. Ora, è probabile che il fenomeno del de-icing, cioè l'operazione del de-icing insieme alla velocità, ora l'altro treno non so quale fosse perché con precisione i numeri non è che li possa ricordare, non ho tutti gli elementi, sicuramente è stato generato da questo fatto. È chiaro che è più che evidente, perché abbiamo esaminato velocemente le motivazioni, abbiamo preso un'azienda che ha fatto uno studio, lo ha certificato e una settimana dopo ho anche trovato la soluzione nel caso si volesse rinforzare ulteriormente, peraltro non necessaria, per capire qual era stato il fenomeno. Il fenomeno è dovuto alla velocità. Ora, che sia quello o un altro treno è poco importante. La neve va affrontata con le dovute cautele. Succede in molti paesi, la velocità si riduce ancora di più. Proprio in quell'epoca credo che fosse addirittura deragliato un treno giapponese per quelle condizioni lì. Het ging mij net even om een feitelijke onjuistheid wat u vertelde in uw verhaal, namelijk dat bij die trein waar de drie keer was afgeremd naar aanleiding van het beveiligingssysteem, dat ook bij die trein het afdekrooster ontbrak, daaronder af was gevallen. Maar uit ons onderzoek blijkt dat het ging om een andere trein. Dus als ik u dat zo voorhoud, was u daarvan op de hoogte dat uw verhaal niet klopte met de trein waar het afdekrooster van af is gevallen? Ma questo ne prendo atto di questa cosa, però voglio dire, una griglia non si stacca da un treno da sola se non c'è un elemento che la forza. Noi naturalmente abbiamo evidenza di questo fatto perché appunto il treno si è frenato tre volte, non abbiamo tutti gli elementi di tutti i treni, ma
sicuramente potremmo ricostruire se altri treni hanno avuto fenomeni di frenatura, ma sicuramente in quei giorni è avvenuto il fenomeno che sapete, cioè della neve, quindi per me è poco rilevante che un treno o l'altro, c'erano delle condizioni che andavano affrontate in un modo diverso. Dus als we het hebben over de problemen, de grote problemen met de treinen, hè, want het afvallen van een afdekrooster is natuurlijk een groot veiligheidsissue, dan zegt u dat de verklaring daarvoor is dat er geen sprake was van de-icing en dat er te hard is gereden. Dat zijn volgens u de twee verklaringen waarom de problemen zijn ontstaan met die trein waar we het net over hadden, waar dat afdekrooster onder vandaan is gevallen. Certo. Applicazione di norme di sicurezza in questi casi. Io credo che non sia avvenuto solo fenomeni di questo genere. Io per esempio devo aver letto da qualche parte che un treno, credo Bombardier, abbia perso un rostro nella stessa epoca. Il rostro è un... non so come... è chiaro cos'è il rostro, non saprei tradurlo. È stato rilevato proprio... esatto. Quindi è evidente che se... questi fenomeni avvengono in una certa condizione, sono quelle le condizioni che lo hanno creato. Ripeto, vanno applicate delle regole che evidentemente non sono state applicate. D'altra parte questi treni avevano fatto circa 300.000 chilometri, non in condizioni di neve, e nulla era successo in questo senso. De Thalys reed in die periode 300 km per uur. En er was niets mee aan de hand. Hoe kan dat dan? Non mi risulta. A me risulta che Thalys aveva riduzione di velocità. E credo di avere pure documenti che lo attestino. Anzi, fu questo l'elemento che mi indignò particolarmente, perché non solo Thalys, ma anche gli altri treni avevano appunto applicato queste norme che non erano state applicate, forse neanche conosciute dall'operatore. De snelheidsbeperking voor de Thalys was pas vanaf de 20e. Dus voor die periode reed de Thalys gewoon 300 km per uur. En er was niets aan de hand. Hoe verklaart u dat dan? Ripeto, a me risulta il contrario. Cioè, il fatto che ci sia una data mi sembra molto strano. Che ci sia una data che dice che dal 20 devono ridurre è un ulteriore elemento di sicurezza. Per me la decisione di abbassare la velocità si prende quando esistono in quelle condizioni, quindi se condizioni di neve, quindi se il 20 o prima del 20 cade la neve bisogna ridurre la velocità. A me risulta che in quei giorni, almeno dalle informazioni che ho io, il Thalys andava a velocità ridotta. Volgens onze gegevens reed de Thalys in die dagen en ook de periode waarin dat afdekrooster viel van de Vira, hè, dus de 15e werd dat ontdekt, reed de Thalys gewoon 300 km per uur. En, in die periode heeft u wel ondersteuning geboden, kijkend naar de problemen die er waren. Hoe zag die ondersteuning van Assal de Breda eruit om die problemen op te lossen? Ma non so se si riferisce a questa cosa che ora le sto per dire. In sostanza è avvenuto l'incidente, in poco tempo, in una settimana, promettemmo di valutare cosa era successo, quali ne erano state le cause, quindi coinvolgemmo un'azienda esperta e portammo gli esiti di questo risultato, che confermarono appunto che l'unica motivazione poteva essere quella della formazione del ghiaccio. Prospettammo anche un rinforzo di queste grate sotto il treno, e ricordo che il report diceva che non era necessario metterlo, ma che comunque per evitare eventuali ulteriori utilizzi in modo sbagliato poteva essere una soluzione. Siccome poi il cliente ci chiese di farlo nella fase in cui decidemmo di fare quel piano di retrofitting che poi non è mai stato realizzato, lo inserimmo in quanto il cliente ce lo chiese fortemente, pur sostenendo che non era necessario.
accettammo con l'obiettivo ovviamente di andare avanti per risolvere il problema definitivamente, il problema generale del contratto definitivamente. Probeer nog even precies te begrijpen, meneer Manfalotto, hoe het feitelijk zit. U kwam dus zeg maar zelf met een oplossing voor dat afdekrooster. Het is niet zo dat de klant aan u vroeg om met een oplossing te komen. Ripeto, noi cercammo con questo studio, capimmo la causa, chiedemmo al nostro consulente come potevamo affrontare la cosa nell'ipotesi che malauguratamente si fossero riverificate le stesse condizioni, compresa la non riduzione di velocità, e ci suggerirono di incrementare lo spessore di queste piastre, pur non essendo necessario. Il cliente insistette perché lo mettessimo e noi, ripeto, accettammo di farlo insieme a tutte le famose modifiche dei tuning che si era detto che avrebbero fatto parte di quel piano, diciamo, di riattivazione, di riparazione, di cui parleremo dopo, credo. Viel dit onder de garantieperiode? Of onder de garantie van de trein? Of was het iets wat daar buiten viel? No, ci eravamo impegnati a realizzarlo a spese nostre, faceva parte del piano dei 17 mesi e quindi non si discusse assolutamente di incrementi economici per questa operazione. Ik vat dit onderdeel even samen. U geeft aan dat de Vira, als het gaat over rijden in winterse omstandigheden, voldeed aan de koopovereenkomst. U gaf aan dat doordat er niet gekozen is voor de-icing, een onderhoudsmethode, doordat de machinist te hard heeft gereden, dat geleid heeft tot het losraken van het afdekrooster en beschadigingen aan de onderkant. U heeft zelf een onderzoek laten uitvoeren, bent ook met een advies gekomen om dat te versterken en daarvan heeft de klant ook gezegd van nou, dat gaan we doen als onderdeel van de retrofit. En wat u betreft viel dat ook nog onder de garantie en hoefde de klant daar in ieder geval niets extra's voor te betalen. Sì. Kijk ik even naar mevrouw Vos of de heer Elias. Ja, ik had nog op dit laatste punt één vraag voor alle zekerheid. De problemen met dat afdekrooster, die zouden zich dus niet hebben voorgedaan als HSA wel de juiste maatregelen hadden genomen tegen de sneeuw. In uw ogen. È corretto, se avesse applicato le regole per da seguire in caso di condizioni di neve, non si sarebbe verificato questo problema. En dat moet dan ook verklaren waarom die Thalys op de 15e en de 16e januari gewoon wel 300 kilometer kon rijden. In uw ogen. No, secondo me il Thalys sapevo che non viaggiava a 300 km all'ora, ho avuto informazioni in quei giorni che anche Thalys aveva ridotto le velocità, quindi queste informazioni che mi state dando ne prendo atto, ma non era mia conoscenza. Bij mijn weten was pas vanaf 22 januari de situatie ingetreden dat de Thalys langzamer ging rijden. È quello che ho sentito adesso effettivamente, ma a me risultava, anzi, immediatamente nei giorni dopo, dalle informazioni che abbiamo ricevuto, abbiamo informazioni esattamente contrarie, non so che dirlo. Ritornerò a verificare la fonte delle informazioni, ma credo che fossero informazioni consistenti, ecco. Quindi ora questo mi ha anche molto incuriosito perché non lo sapevo. U zei daarnet tegen collega Vos en u zei er zelf bij, dat is hele felle kritiek op de NS.
dat de NS treinen laat rondrijden in Nederland die niet voldoen aan de nationale en internationale normen. Kunt u dat nog van feiten voorzien? Me la dovrebbe dire meglio perché non ho capito la domanda. In het voorgedeelte met collega Vos daarnet, net voor, voordat we het over de winterproblemen hadden, zei u, en u zei daarbij, dat is hele felle kritiek die ik nu uit op de NS, dat heb ik ook even opgeschreven. U zei, de NS laat treinen rondrijden in Nederland die niet voldoen aan nationale en internationale normen. En vandaar dat ik u vraag, kunt u dat met feiten onderbouwen? Sì. Se ho parlato di norme, mi scuso, ma ho parlato di standard internazionali. Se è stato tradotto prima norme o ho detto io norme, me ne scuso, parlo di standard internazionali. Quindi non mi permetterei di fare una critica di queste se non avessi una conoscenza o diciamo, un dato oggettivo. Viaggio in tutta Europa, conosco lo standard diciamo, internazionale di manutenzione e pulizia, ho rilevato che non è uno standard a livello degli altri paesi europei. Ok, dus de Nederland... Sorry, ik zal even wachten voor de vertaling. Dus de Nederlandse standaard ligt lager dan wat in Europa gebruikelijk is. Che si rileva, sì, sì, sì. Almeno nei paesi che si considerano quelli confrontabili, evidentemente. Dan gaan we via de voorzitter. Of gaan we naar Van Berghout. Meneer Manfalotto, op 17 januari 2013, ik hoor nu Italiaans. Op 17 januari 2013 besloot de NS om de Vira van het spoor te halen. Kwam dat besluit onverwachts voor u? Assolutamente sì, perché immaginavo che il problema potesse essere diciamo, valutato correttamente mettendo in atto tutte le norme previste in questo caso, naturalmente spiegando le motivazioni e ricominciando a circolare con tutte le cautele del caso, quindi questa cosa non me l'aspettavo assolutamente. Op 24 januari 2013 stelde NSFSC u in gebreken en sommeerde u om binnen 3 maanden de problemen op te lossen. Wat was uw reactie daarop? Ma innanzitutto presi atto che tutto quanto era stato condiviso prima e sottoscritto, cioè che le problematiche residue non andava più bene essere riparate in garanzia, ma che si voleva che i treni fossero tutti messi a punto da tutti i punti di vista di tuning, eccetera. E quindi la mia reazione fu di trovare possibilmente al più presto la migliore soluzione per poter concordare come fare, in che tempi per poter ritornare a essere in servizio, entrare in servizio con i treni e dare continuità al servizio di... In questo caso appunto fu stabilito con le ferrovie olandesi di mettere su dei team che affrontassero queste problematiche, definissero una pianificazione di attività per diciamo, attivare tutte le azioni necessarie e quindi... diciamo dare seguito al contratto nei termini che si era detti. E quindi da quel momento cominciò questa attività
fu molto, a mio parere, ben fatta. Per la prima volta avemmo modo di interfacciarsi con dei team competenti in vari fronti, molto, se vogliamo, con approcci molto, molto tecnici, diciamo, con poca conoscenza ancora del treno, perché era la prima volta che se ne occupavano, ma individuammo una serie di item da mettere a punto, li elencammo in funzione dell'importanza delle aspettative e, in accordo con questi team, prospettammo un piano di, diciamo, di messa a punto di questi treni, che si doveva concludere, si doveva realizzare da subito per concludersi in un certo tempo. Questo piano prevedeva che noi nei primi sei mesi, se ricordo male, avremmo fatto in modo che tutti i treni sarebbero stati rimessi a punto a partire dal sesto mese con sei treni e che avremmo concluso le attività per tutti e 19 treni, alcuni di questi ancora non erano stati consegnati, entro 14 mesi. In effetti, poco prima di presentare formalmente questa proposta, nei termini tecnici l'avevamo assolutamente condivisa, ci fu chiesto di allungare questi mesi da 14 a 17 perché ritenevano troppo aggressivo e poco credibile il tempo che noi avevamo prospettato. Che voleva dire che a partire da giugno si sarebbero contati sei mesi per l'inserimento della prima flotta di sei macchine, quindi dicembre, e ulteriori otto mesi, quindi agosto, per completare la flotta. Ci proposero di portare d'agosto di 17 mesi, quindi a novembre 2014 si sarebbe conclusa tutta l'attività. Presentammo questo piano e poi successe che il signor Schumacher decise di fare questa termination attraverso una press e non attraverso una formalità. U vertelt heel veel. Ik ga het even samenvatten. U heeft een aantal vragen in één keer beantwoord. Het moment dat de NS besloot om te stoppen met de Vira was voor u echt onverwachts. In die periode bent u gaan samenwerken om met een oplossing te komen. En u typeert die periode tussen januari en mei ook als een betere periode qua samenwerking, waarin ook mensen gingen werken met meer deskundigheid. U kwam met een plan om ongeveer binnen 14 maanden de problemen met de treinen op te lossen. Dus voor alle treinen, even voor het gemak vat ik dat samen. Maar de NS gaf aan van nou, dat is misschien niet realistisch, we maken er 17 maanden van. Klopt mijn samenvatting tot zover? Exact. Zat in die 17 maanden ook het opnieuw certificeren en toelaten van de treinen, of was dat exclusief? No, l'omologazione già era avvenuta ovviamente, quindi non c'era bisogno di omologare. Come sa, noi avevamo già l'autorizzazione a circolare per i 9 treni che erano stati consegnati, quindi non c'era nessun processo di omologazione, anche perché le attività da fare non avevano a che fare con l'omologazione, perché erano dei tuning e piccole riparazioni e messi a punto. Wat vindt u er nou van dat er een trein is die gecertificeerd is, toegelaten? Je krijgt de start van de commerciële dienst. Vervolgens krijg je de sneeuwproblemen. En vervolgens duurt het daarna nog 14, 17 maanden om de treinen klaar te krijgen om weer te gaan rijden. Is dat niet een hele lange periode voor treinen die, u gaf net aan het voor met mevrouw Vos, 5 jaar lang vertraging, dan certificering, toelating. Is dat niet lang om dan vervolgens nog 14 à 17 maanden aan die treinen te sleutelen, de retrofit te hebben, voordat die treinen weer kunnen rijden? Hoe kijkt u daarnaar? Oh, non penso assolutamente che sia così, perché in realtà qui è stata fatta molta confusione.
Allora, le ricordo innanzitutto che in quel momento noi avevamo consegnato 9 treni e avremmo dovuto consegnare 19, quindi in quei mesi c'era poi anche da aggiungere i tempi per consegnare i successivi treni che erano pronti, erano lì, ma bisognava ovviamente fare tutte le come si dice, certificazioni specifiche, ogni treno poi deve essere controllato dal cliente, eccetera. E in più il tempo che è stato aggiunto è perché è stato richiesto di fare, per me inaspettato e inutile, questa attività di messa a punto che si sarebbe fatta naturalmente nei periodi di garanzia. Quindi per me il contratto poteva benissimo continuare nei termini che si era detti, ma ci fu questa... quindi si consegnavano i treni, via via che i treni rientravano, si facevano queste riparazioni e queste messe a punto, come si fa abitualmente, perché succede sempre così. Ripeto, anche Thalys credo che abbia avuto tantissimi mesi di messa a punto, li ha i treni Siemens, li hanno tutti questi problemi qui, solo che qui ci fu questa fissazione di voler mettere a punto tutto prima, e quindi alla fine, se uno somma le attività di messa a punto, il fatto che i treni dovevano essere, diciamo, ancora alcuni di questi consegnati, i tempi sono quelli che sono. In effetti, se ci pensa bene, abbiamo chiesto 6 mesi per 6 treni per metterli a punto, secondo appunto le aggiunte di queste cose che si erano state richieste, quindi era assolutamente compatibile. Naturalmente uno segue sempre le richieste del cliente. Personalmente ritengo che è stato fatto un grande errore nel sospendere la circolazione, si poteva benissimo continuare e ad oggi non saremo a discutere di questo e saremo probabilmente tutti contenti di avere una flotta funzionante e probabilmente senza nessun tipo di problematica. U geeft aan dat die 14 à 17 maanden die nodig zijn, die retrofit, om de treinen aan te passen, dat dat fine-tuning is. Dat daarvoor niet nodig was om de treinen allemaal uit de roulatie te halen, maar die treinen zouden kunnen blijven rijden en dan zouden die treinen aangepast kunnen worden. Vat ik het zo goed samen? Non solo, aggiungo solo una cosa, che quello che ha detto lei è correttissimo ed è quello che pensavano le ferrovie e che hanno scritto le ferrovie. Nella lettera della Mansfeld c'era scritto che le problematiche residue si potevano tranquillamente riparare durante il periodo di garanzia, lettera del 14 gennaio, credo che sia. Quindi quelle problematiche erano già state individuate come secondarie, quindi abbiamo perso del tempo, abbiamo perso un'opportunità. E oggi siamo qui a discuterne, ahimè, in una situazione ben diversa e molto più devastante, con il risultato che questo grosso investimento che è stato fatto non ha avuto un feedback e soprattutto che i cittadini olandesi e belgi non possono disporre di un sistema per il quale hanno investito un sacco di soldi. U zegt dus dat als je nog 14 à 17 maanden nodig hebt om te fine-tunen, dat die treinen even goed, dat dat wel goede treinen zijn. Ja, want dat is nu een vraag van ons ook als commissie, dat na zo'n lange periode je toch nog wat met die treinen moet doen. Zegt u daarmee ook dat die treinen eigenlijk niet goed genoeg nog waren, als je 14 à 17 maanden nog moet fine-tunen, een retrofit moet hebben? Allora, precisiamo, perché poi non vorrei che siano, ripeto, noi al momento del blocco avevamo consegnato 9 treni, quindi comunque ci rimaneva un tempo per consegnare gli altri 10 treni, operazione che avrebbe portato via alcuni dei 14 mesi in ogni caso. Siccome ci è stato chiesto di fare il tuning a tutti i treni, gli spazi disponibili per ricoverare i treni sono quelli che sono, non si possono fare in parallelo 16 treni perché non c'è lo spazio, bisognava decidere di farlo in sequenza. Una decisione, a mio parere, insensata, anche perché i treni circolavano con presenti questi problemi con puntualità adeguate. È stata una decisione, una fissazione, una presa di posizione assolutamente sconveniente, perché
avreste potuto avere comunque da subito i 9 treni, poi sarebbero diventati 11, poi 12, eccetera, e in un periodo che probabilmente poteva essere un anno e mezzo, che è normale, credetemi, si sarebbero messe a punto tutte le problematiche, anche perché nella lista di questi problemi ci sono problemi di una banalità assurda, che però comunque portano via tempo a essere messi a punto senza creare però nessun tipo di difficoltà alla circolazione e sicuramente non alla sicurezza. Capisco la complessità del, diciamo, di capire questo tema, però alla fine i fatti parlano chiari. A un certo punto si è stabilito che questi tre problemi erano secondari, dal giorno dopo, per una decisione chissà per quale motivo diversa, questi problemi da che erano secondari sono diventati bloccanti. Hoe reageerde de NS en de NMBS op uw verbeterplan? Waren ze daar tevreden over? Ma erano soddisfatti, sicuramente quelli olandesi, quelli belgi erano un po' fuori da questa cosa, erano tirati un po' fuori dalla cooperazione della preparazione del piano, ma io personalmente ho avuto feedback fino al giorno della consegna del piano molto positivi, tant'è vero che ci dissero allungate di 2-3 mesi così l'attività è più credibile, quindi non mi aspettavo minimamente, anzi ormai ero certo che le attività sarebbero andate avanti in questo modo, benché non ne condividessi, anche se poi auspicavo di convincere il cliente successivamente a cominciare prima con l'esercizio, perché saremmo stati forse in grado di dimostrare che via via che i treni li mettevamo a punto potevamo metterli in servizio. Capivo che l'effetto, diciamo, emotivo dell'incidente famoso era ancora fresco, ma probabilmente saremmo riusciti a convincerli dell'opportunità di continuare indipendentemente dal programma. Van wie hoorde u dat men tevreden was over het plan? Was dat de heer De Leeuw, de projectleider? Of waren er nog andere mensen die uiten dat ze tevreden waren over dat verbeterplan? Dunque, questa operazione, io ebbi lunghi contatti con la signora Van. La signora? Aspetti, devo ricordare. Vanhoven, e poi ci fu un difficile da ricordare, e poi c'era il suo deputy, di cui non ricordo il nome, che fu diciamo incaricato di occuparsi di questa cosa, non ricordo il nome, col quale 2 giorni prima i miei project manager ebbero i contatti che facevano capire che appunto andava tutto bene, che avremmo solo dovuto allungare questa cosa. Mi spiace, non ricordo il nome, forse mi potete aiutare voi. Nella costituzione della task force sotto la signora c'era un altro. Fucke? Sì, sì. De heer Fucke. Sì, sì, sì. Ja, sì. Ik ben u niet aan het schelden, maar de heer Fucke. Ja, oké. Ik ga dit onderdeel even samenvatten. Non sento. Dus uw indruk was dat u een goed verbeterplan had gemaakt. De Belgen waren wat minder tevreden. De Nederlanders waren wel tevreden. Uit monden ook van NS-directeur mevrouw van Vroonhoven. I Belgi erano un po' fuori. Sì, si erano già cominciati a isolare, ma avevano dato mandato agli olandesi. Correct. Ik ga hem nog even anders samenvatten. U heeft een verbeterplan gemaakt. De Belgen hielden zich afzijdig. De Nederlanders waren tevreden over het verbeterplan uit monden van de NS-directeur mevrouw van Vroonhoven en ook de heer Fucke tonen zich enthousiast. Ongeveer zou het 14 à 17 maanden kosten om de treinen te fixen, te repareren. Wat u betreft had dat ook gelijktijdig gekund en hadden de treinen ook niet uit de roulatie moeten worden gehaald. En u bent dan ook heel verbaasd dat uiteindelijk de uitkomst was dat er gestopt is met de treinen.
Ik heb nog een paar vragen over het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie. Er zijn namelijk een aantal mensen geweest tijdens de verhoren die zich kritisch hebben geuit over het kwaliteitsmanagementsysteem van Ansaldo Breda. Dat het op papier klopte, maar niet in praktijk. Kunt u daarop reageren, hoe u aankijkt tegen de wijze van het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie? Per me la qualità è un fatto importante e viene gestito con una procedura, la quale procedura ovviamente non è una riunione tra persone, ma è un report. In questo caso si identificano gli item. Questo signore che lei ha detto prima, che per me ha un nome difficile da pronunciare, è peraltro un esperto di questa qualità. In quel caso facevamo proprio un piano dove si identificavano quali erano gli item che si dovevano mettere a punto e via via c'era anche la presa d'atto che queste cose erano state messe a punto. E questo è l'unico sistema che conosco. Ora, la critica della qualità, anche la signora Voss lo ha segnalato prima, continua a essere per me un elemento di estrema così, sorpresa, perché ripeto, la qualità non può essere una dichiarazione, un'affermazione, è un documento. Quindi la qualità c'è se la procedura che è stata definita prima è tracciata sulla carta e ci sono delle prese d'atto. Tutte le altre cose non contano, le affermazioni sono personali se non sono sostanziate e soprattutto devono essere circostanziate. Cioè, se uno rileva un problema di qualità che è avvenuto su un treno 6 anni prima e lo utilizza come un fatto, diciamo, a oggi, non ha senso. Va verificata la situazione del treno all'atto della consegna, all'atto della documentazione che l'ha accompagnato. Quindi, sulla questione della qualità, per me parlano solo ed esclusivamente i documenti. Op 27 maart 2013, op 27 maart 2013 bezocht een deel van de taskforce van de NS de fabriek in Pistoia. En tijdens dat bezoek hebben ze ook gesproken met kwaliteitsmedewerkers van Ansaldo Breda. En die gaven aan dat hun opmerkingen, hun kritiek, vaak niet werd opgepakt door de projectleiding en door de technici. Herkent u de kritiek van uw eigen mensen dat zij, als het ging over de Vira, vaak niet gehoord werden? Beh, mi trovo ancora in una situazione di difficoltà e ancora una volta mi spiace doverlo sottolineare. Marzo 2013 vuol dire che era pienamente in atto la task force, la quale task force ha portato a un documento che identificava le attività da fare. Questo documento era condiviso, quindi se uno pensa che la qualità sia una cosa che deve essere definita secondo una regola, poi la porta avanti come crede. Che ci siano state delle discussioni, non lo escludo, cioè, ed è normale ed è costruttivo che delle aziende si confrontino sulla qualità. Di fatto, quello che contava era il documento finale, che era un documento corposo di attività da fare, strutturato e sostanziato con delle azioni normali che si sarebbero dovute fare, e quello mi risulta condiviso. Anzi, è l'elemento di base per poter fare quelle attività lì. Quindi, ancora una volta, mi stupisce che si dice che non sono state fatte delle cose che sono state, richieste. Ma se poi le cose non sono state fatte e viene scritto e viene sottoscritto un documento che dice che la qualità è a posto, continua a rimanere sorpreso. U zegt dat als de kwaliteit goed is, dan moet je dat zien in de documenten en mensen hebben daarvoor getekend. Maar herkent u nou helemaal niets over de kritiek die er was op de wijze waarop het kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk werd toegepast? Io, guardi, continuo a dire, le critiche personalmente non le ho neanche mai sentite,
Anzi, al contrario, a me risulta che il report Mott McDonald, che purtroppo ho visto solamente perché parso in parte, diceva esattamente il contrario, che il sistema di qualità dell'Ansaldo Breda era un sistema certificato, regolare, fatto bene, magari diceva anche delle altre cose, e quindi un ulteriore elemento che è in contrasto. Mi piacerebbe leggere questo documento nella sua interezza, che io non ho ancora ricevuto. Non so perché, non si capisce perché uno viene contestato, viene criticato, esiste un documento che dovrebbe farlo e questo documento non è nelle mani di colui che può, diciamo, mettere in atto le azioni per risolvere questo problema. Poi scopro che in realtà il problema non c'è e questa cosa non è accettabile. U zegt, meneer Manfalotto, dat u de kritiek niet herkent omdat die nooit u bereikt heeft. Dat is uw verweer op een aantal aantijgingen tijdens de verhoren dat het systeem niet goed was. U refereert aan het rapport van Mott McDonald. Mott McDonald is een second opinion op het onderzoek van de NS. En u geeft aan dat onderzoek veel positieve dingen zegt over Ansaldo Breda. De andere kant is dat het rapport ook wel aangeeft dat een retrofit nodig is van toch ook al een aantal maanden, 17 maanden. En dat er verschillen zijn in afwerkkwaliteit. En er staan ook in dat rapport negatieve dingen. Dat de trein nog niet klaar is, dat die ook door een retrofit moet. Hoe verklaart u dat dan? A parte che vorrei leggere il report perché non ce l'ho e quindi vorrei avere l'opportunità di parlare su cose, su fatti fondamentali. Quindi mi riservo quando lo dovessi ricevere, perché ho fatto richiesta anche al giudice e non l'ho avuto. A quel punto lì lo guardo, perché io ho cooperato con Mott McDonald, perché su richiesta del cliente ci fecero questa richiesta. Mi piacerebbe sapere se però, e leggerlo correttamente cosa dice, se poi alla fine Mott McDonald dice ma i treni comunque potevano circolare nelle condizioni in cui erano, benché ci sarebbero delle cose da fare. Questo purtroppo a me non è noto. E per me è l'elemento rilevante di questa cosa, perché il fatto di non aver ricevuto, secondo me, ha una chiara motivazione. Ed è una chiara motivazione che la gente deve sapere. Io non posso dire hai fatto un danno e non ti dico qual è, non mettendomi in condizioni di coprirlo. Questa è una cosa inaccettabile. U zegt, meneer Manfalotto, dat u het rapport niet heeft gekregen van Mott McDonald. U zei net wel in het verhoor dat u het heeft gelezen onlangs. Klopt dat? No, io ho letto su internet, sono uscite un po' di mesi fa, okay. È uscita una parte di lei. Io quello l'ho visto, non so se è vero. Non è corretto leggere solamente alcune pagine. Lei mi ha detto che ci sono scritte da alcune parti che ci sono dei problemi di non qualità. Io non posso dare seguito a quello che leggo su internet. Però, visto che l'ho fatto, è comparso su internet e non l'ho ricevuto, insomma, ho un po' di perspicacia per capirne i motivi. Helder, ik geef het woord aan de heer Van Gerven. Meneer Manfalotto, ik wil met u naar de persconferentie van de heer De Scheemaker, de hoogste baas van de Belgische spoorwegen. En op 31 mei geeft hij die persconferentie en hij vertelt daar dat een contract wordt opgezegd omdat de treinen onbetrouwbaar zijn en veiligheidsrisico's hebben. Herkende u die kritiek? Naturalmente no, peraltro non ho potuto seguire la conferenza perché non era nella mia lingua né in inglese, però insomma ovviamente non riconosco assolutamente questa cosa, perché questo signore per l'ennesima volta di fronte a due agenzie internazionali, di cui una delle sue, di fronte a dei Nobo, fa una cancellazione di un contratto contrastando assolutamente quello che è scritto da enti ufficiali. Questa è un'altra cosa che veramente indigna, è evidente perché lo posso immaginare, quindi non riconosco assolutamente questa motivazione. Had u voor die tijd een vermoeden dat de Belgische spoorwegen het koopcontract wilden opzeggen?
Come ho detto prima, innanzitutto non ho mai parlato con questo signore, quindi non potevo immaginare che lui potesse avere questo atteggiamento così fatto in questo modo. Ho capito nell'anno e mezzo di cui me ne sono occupato che i rapporti tra le ferrovie belghe e le ferrovie olandesi non fosse un rapporto idilliaco. Nell'ultimo periodo, quando abbiamo cominciato la task force, partecipai a una riunione nella quale c'era un rappresentante delle ferrovie belghe e rilevai un atteggiamento ostile, ma non solo di Ansaldo Breda, ma anche nei confronti delle ferrovie olandesi. Da qui però ad immaginare che si potesse arrivare alla conclusione che è arrivato De Schmacher, che veramente è impossibile secondo me, cioè veramente fare una termination con certificati di autorizzazione circolare rimarrà sempre il mio dubbio, quindi non potevo immaginarlo. D'altra parte, quando poi provai a mettermi in contatto con le ferrovie olandesi, scomparsero tutti per una settimana, non erano reperibili al telefono, non rispondevano ai messaggi, quindi non avemmo alcuna indicazione per un'intera settimana. Questo avvenne un venerdì pomeriggio e noi non riuscimmo a avere contatti, credo, fino al giovedì della settimana successiva, o venerdì. U zegt, het was onverwachts dat de Belgen het koopcontract wilden opzeggen, dat ze de schoenmaker die persconferentie hield. Hoe was het gesteld met de Nederlandse spoorwegen? Had u dus voor die tijd, zeg maar voor 30 mei, begin juni, een vermoeden dat NS ook die koopkracht of dat koopcontract wilde opzeggen? No, assolutamente no, perché per tutto il periodo che è arrivato a maggio abbiamo cooperato, al contrario, per trovare una soluzione al problema, che è appunto quella del piano. Quindi assolutamente non potevo immaginare che le ferrovie olandesi... Ma io sono certo che la decisione, è la mia opinione ovviamente, che la decisione di rescindere il contratto da parte dei belgi non era prevista neanche dalle ferrovie olandesi. Goed, dat is uw mening, uw gevoelen, dat de Belgen het contract wilden opzeggen en dat de Nederlanders daarin zijn meegegaan. Nou zeggen de Nederlandse spoorwegen op 7 juni dat zij willen stoppen met de Vira. En dat doen de Nederlandse spoorwegen omdat ze zeggen ook geen vertrouwen meer te hebben dat Ansaldo Breda in staat is om de problemen die er zijn... snel en adequaat op te lossen. Is dat terecht? Infatti, è corretto. Infatti, fino al 27 di maggio che cooperammo per trovare una soluzione, eravamo certi che si andava avanti e il 7 giugno c'è stato questo cambio completo di opinioni inattese. Per me inspiegabili e probabilmente non generate dalle persone con le quali noi abbiamo parlato. Debbo ritenere, anche questa è un'opinione, che sia stata una decisione non presa dalle ferrovie. U zegt onbegrijpelijk. U zegt onbegrijpelijk dat die beslissing is genomen op 7 juni door de Nederlandse spoorwegen. Maar mijn vraag was of het onterecht was volgens uw mening. Non abbiamo avuto alcuna sensazione fino al 27, fino al momento che abbiamo presentato il progetto, che le ferrovie olandesi avessero intenzione di sospendere il contratto. Siamo rimasti stupiti del fatto che alcuni giorni dopo la dichiarazione
di De Smaker le ferrovie non ci dessero indicazioni, fino a quando poi abbiamo saputo che hanno cambiato la loro decisione. U heeft zelf ook een persconferentie gegeven, 6 juni 2013. En daarin zei u dat het besluit om te stoppen, dat geen technische onderbouwing heeft. Wat bedoelde u met die opmerking? Esattamente quello che abbiamo detto più volte nella giornata di oggi. Per sospendere un contratto ci devono essere delle condizioni gravi che evidentemente non ci sono state, perché noi abbiamo, ripeto, realizzato un treno con tutte le certificazioni, abbiamo avuto l'autorizzazione a procedere nonostante alcuni problemi che sono stati dichiarati assolutamente irrilevanti. Da un momento all'altro questi problemi, da irrilevanti, sono stati dichiarati più rilevanti, tant'è che hanno deciso di sospendere ed è una decisione del cliente, e a quel punto lì, dopo questa operazione di programmazione di questa attività, il cliente dice cancelliamo il contratto. Certamente non ci sono le condizioni contrattuali, perché in ogni caso il contratto prevede che eventuali riparazioni sono a carico del fornitore nel periodo di garanzia. Ad oggi le motivazioni non sono chiare della rescissione. Tant'è vero che noi ci siamo poi appellati alle corti per far valere le nostre ragioni. Op de schikking en de gerechtelijke procedure komen we zo dadelijk te spreken. Toch nog één vraag aan u op het punt van het stoppen met het overnemen en het kopen van de treinen. U zegt het waren geen technische argumenten, geen technische redenen, want de technische problemen van de treinen waren eigenlijk klein en oplosbaar. Wat waren volgens u dan wel de redenen dat het koopcontract is opgezegd? La mia ovviamente un'opinione. Io credo che ci sia stata una buona soluzione, perché probabilmente il business plan del progetto Alta Velocità poteva essere stato un fallimento. Potrebbe essere un fallimento, quindi la cosa più semplice è trovare un capro espiatorio. In quel momento si è verificata l'opportunità di questa cosa, della rescissione del contratto, e quindi si è deciso in questo senso. Ma questa è un'opinione. Inoltre credo che ci sia stato l'interesse da parte dei belgi, che come sapete partecipano il consorzio Thalys al 25%, e durante la fase di esercizio i nostri treni attraevano passeggeri loro, di conseguenza gli interessi delle ferrovie belghe sul progetto Thalys potevano essere creati delle riduzioni di vantaggi, e quindi i belgi hanno trovato l'opportunità, secondo me, e sicuramente senza averne elementi contrattuali, e quindi questi possono essere. Però io, scusi, non è che volevo parlare di aspetti legali e del fatto che siamo intervenuti presso le corti, semplicemente per sostenere che per poter cancellare un contratto ci devono essere delle gravi condizioni, che non ci sono, perché i contratti si rescindono se ci sono delle condizioni tali che lo permettono, ripeto. Qui le condizioni che sono state tirate fuori, la mancanza di fiducia per dei guasti che recentemente, ma poche settimane prima, erano stati dichiarati guasti assolutamente accettabili. Quello che stupisce è che poi la decisione
portata avanti da, principalmente poi da belgi, possa condizionare, con tre treni peraltro, possa condizionare una flotta di 12, di 16 da parte di proprietà delle ferrovie olandesi. Cioè farsi mettere, diciamo, condizionare la decisione con una percentuale di partecipazione così bassa, pure a mio parere è veramente inaspettato. Ik wil met u naar een iets latere periode en dat is 29 augustus 2013. Dan heeft u een gesprek met de twee directieleden van de Nederlandse Spoorwegen. Dat is mevrouw van Vroonhoven en de heer Robben. Wat bent u tijdens dat gesprek te weten gekomen? Parto da prima, se mi permette. Considerata la situazione, io ho tentato ovviamente di trovare per l'ennesima volta una soluzione e ho invitato il management, che finalmente era entrato al posto di quello precedente, a trovare una soluzione e ho chiesto di incontrarli. Questa cosa, per la verità, la cominciai con molto anticipo, la cominciai già a luglio, scambiandoci lettere, telefonate. Finalmente decidemmo che era arrivato il momento di poterci sedere senza legali per vedere se esisteva una soluzione di compromesso. Ovviamente preparai le mie proposte e fui invitato il 29 di agosto a incontrarli. Mi sono presentato, però prima di entrare mi fu chiesto di sottoscrivere un non disclosure agreement. Cosa che mi stupì, perché in realtà la prima cosa che si era detto è che ci saremmo incontrati per capire se c'erano situazioni, possibili situazioni negoziali e soprattutto senza gli avvocati che, come sa, in questi casi non possono dare contributi importanti. La cosa mi stupì, ma come al solito in termini di cooperazione sottoscrissi questo non disclosure agreement. Non feci in tempo a entrare nella riunione, che fu informato dalla mia assistente che mentre parlavamo era pervenuta al mio ufficio la lettera di termination, per cui l'incontro fu solamente l'espletamento della mia indignazione per un atteggiamento e un comportamento così unfair. De beide directeuren die hebben u ook verteld dat men het koopcontract wilde beëindigen. Dus dat NS zeg maar het koopcontract wilde beëindigen. Hoe reageerde u op de boodschap van de beide directeuren? Credo che ci siano delle lettere che testimoniano, ve le manderò, ma probabilmente le avrete già nella documentazione, lo scambio di lettere con le quali fui invitato a discutere di trovare soluzioni e senza la presenza di legali. Quindi quando mi sono seduto a quel tavolo mi è stata chiesta di sottoscrivere prima un non disclosure agreement, ricevere dalla mia segretaria questa informazione e in parallelo la termination, puoi immaginare quale fosse la mia reazione. Non c'erano, a parte una prima, diciamo, reazione emotiva, ho ritenuto assolutamente sconveniente parlare d'altro, perché non c'era modo. Piuttosto mi sono molto concentrato su dare le informative necessarie della gravità devastante di questa decisione e irresponsabile. Questa cosa ha messo in gioco e ha messo a elevato rischio un'intera azienda, 2.500 persone, ripeto, senza motivazioni. Solamente la capacità, la forza e l'orgoglio di reagire ha portato, diciamo, l'azienda a riprendersi nel modo in cui ci siamo ripresi adesso. Perché, ripeto, a fronte di situazioni gravi tutto è accettabile e concepibile,
non è assolutamente chiara la motivazione per la quale si possa terminare un contratto in queste condizioni. Quindi vi prego di valutare molto attentamente questo aspetto, perché la conseguenza di questa decisione è stata devastante ed è stata estremamente inficiante verso la dignità di persone che hanno lavorato, progettisti, operai che hanno realizzato queste cose con grande... Quindi sono molto... Io auspico che finalmente venga fuori una verità che dia le giuste... che prenda le giuste conseguenze, dia poi le giuste conseguenze a quello che verrà fuori da questa commissione, alla quale appunto aderisco principalmente per questo aspetto. Na dat gesprek waarin het, het contract werd opgezegd, start Ansel de Breda een bodemprocedure, een gerechtelijke procedure in Nederland, die moest uitwijzen of NS terecht de koopovereenkomst heeft opgezegd. En ongetwijfeld heeft Ansaldo Breda een inschatting gemaakt van de kans om die gerechtelijke procedure te winnen. Wat was de inschatting van Ansaldo Breda? Innanzitutto le procedure che abbiamo instaurato non è una sola, ma sono numerose, perché ovviamente abbiamo fatto tutta una serie di azioni, credo anche in Italia, se non ricordo male. Ovviamente avevamo la certezza che le nostre ragioni fossero superiori a quelle di NS, ma purtroppo non ce n'è stato il tempo. La procedura non ha mai avuto un'evoluzione veloce, siamo andati molto avanti per molto tempo, ma senza avere nessun ottenimento. Per esempio abbiamo chiesto la nomina di esperti, abbiamo chiesto di ricevere i report, ma non abbiamo ottenuto pressoché nulla, quindi siamo rimasti completamente bloccati in una situazione di non definizione con i treni fermi qui. Ik kan concluderen uit uw antwoord dat u zegt, nou ja, we hadden goede hoop erop dat we de gerechtelijke procedure zouden kunnen winnen. We werden wel gehinderd door het gebrek aan informatie, aan allerlei zaken. Maar dat was uw inschatting. Toch sluit u op 17 maart 2014... treft u een schikking, dan NS, Ansaldo Breda en Finmeccanica. En wat waren nu voor Ansaldo Breda en Finmeccanica de redenen om tot een schikking over te gaan? Beh, sicuramente la domanda è assolutamente lecita, la ringrazio, mi dà una buona opportunità. Ho detto prima, non a caso, che questa decisione è stata devastante. Devastante ad esempio perché gli acquisitori potenziali a quell'epoca dell'Ansaldo Breda, che era stata messa in vendita, come sapete, sono scomparsi per gli evidenti rischi di acquisire. Gli acquisitori, c'erano delle aziende che volevano acquistare Ansaldo Breda. Posso procedere? Conseguentemente, nonostante voi fossimo estremamente convinti che nei vari gradi di giudizio avremmo vinto, i tempi si allungavano enormemente senza fare passi avanti, perché incredibilmente il processo legale aveva tempi molto più lunghi e aveva continui rimandi. Finmeccanica, che è l'azionista, decise che il rischio di continuare a avere un così importante problema in corso, e peraltro col fatto che queste cause avrebbero portato tempi lunghissimi, bloccando questi treni
in questo paese, quindi in attesa di una decisione, e quindi avrebbe reso assolutamente invendibili questi treni. Trovò un accordo con NS per poter rescindere, diciamo, in modo concorde il contratto e quindi liberarsi da questo problema, cosa che poi ha dato il suo risultato, perché alla fine a febbraio di quest'anno, 2015, Itachi è rientrata, cioè Itachi ha concluso un processo di due diligence che aveva cominciato allora e ha acquisito Ansaldo Breda il 24 febbraio 2015. We kunnen dus constateren dat het initiatief om een schikking te treffen van Finmeccanica kwam, het moederbedrijf van Ansaldo Breda, om op die wijze zeg maar de verkoop van Ansaldo Breda die gaande was. En het mogelijk verkopen van de treinen om dat tot een goed einde te brengen. Allora, tengo a precisare, l'iniziativa, io non so chi la prima iniziativa chi l'ha presa, se Ansaldo o NS. Certamente ricordo che al termine dell'incontro che feci con Mr. Robbe e la signora Van Vooden, nonostante io fossi appunto in una situazione emotiva difficile, fui invitato ad avere un atteggiamento cooperativo per eventuali contatti futuri. Della trattativa se ne è occupata direttamente Finmeccanica, io ho dato solo ed esclusivamente dei supporti tecnici, come ovvio, quindi non saprei dirle chi ha fatto il primo passo, né so se riesco ad informarmene, sì, potrei informarmene per saperlo meglio. Però sicuramente c'era l'interesse di entrambi a trovare una soluzione, tant'è vero che è stata trovata in tempi piuttosto brevi. Ik zal mijn vraag nog iets preciezer stellen, want u schetste wie was nou het eerst, zeg maar, om tot een schikking te komen, de Nederlandse Spoorwegen of Ansaldo Breda. Maar ik wil even weten hoe de verhouding lag, zeg maar, tussen het moederbedrijf Finmeccanica en Ansaldo Breda zelf. Dus wie was het nou Finmeccanica die zeg maar, u meegaf probeer een schikking te treffen? No. Il mio capo, cioè l'amministratore delegato di Finmeccanica, mi ha informato un giorno che erano in atto delle negoziazioni, alle quali io non ho partecipato, ripeto, ma è normale che sia così, ho solo dato supporto per la valutazione dell'accordo. Quindi io sono stato solo informato dall'amministratore che attraverso interlocutori di NS hanno lavorato un paio di mesi, se non ricordo male, per trovare questo accordo di conclusione. Ik wil naar wat er gebeurd is, zeg maar, in zaken de schikking met de Belgische spoorwegen. Want daar wordt op 5 mei 2014 ook een schikking getroffen. En de Belgische spoorwegen hadden alle vooruitbetalingen die zij gedaan hadden, die hadden ze al eerder terug ontvangen. Maar nu moet Ansaldo Breda door de schikking nog een schadevergoeding betalen van 2,5 miljoen euro. NSFSC, zeg maar, de Nederlandse spoorwegen daarentegen, die kregen alleen maar een gedeelte terug van de gedane betalingen. Hoe komt het nu dat de Belgische spoorwegen nog geld toekregen, terwijl NS niet alles terugkreeg? Non ho partecipato né a una trattativa né all'altra, devo immaginare però da quel po' che conosco che in sostanza la differenza dei due accordi sta nel fatto che le ferrovie olandesi in caso di vendita dei treni ad altri, a terzi, riceveranno un compenso credo dal settimo treno al tredicesimo, che potrebbe essere quindi
quella differenza che poi li differenzia tra belgi e olandesi. Però non so perché sia stato fatto un trattamento. So con certezza però che l'accordo con i belgi è stato fatto successivamente a quello con gli olandesi. Is er nog een, zeg maar een afspraak gemaakt toen de schikking met de Nederlandse spoorwegen werd getroffen? Hoe dat de schikking met de Belgen zou worden afgerond? No, no, Ansaldo Breda non ha partecipato agli accordi. Io ho sottoscritto in quanto amministratore accordi negoziati dalla Finmeccanica. Il referente in quel momento dell'amministratore di Finmeccanica era il signor Panza. Io, ripeto, sono stato solo informato di questa decisione, io non ero d'accordo, ma ovviamente ho seguito l'indicazione dell'azionista. Quindi non so dirle nulla della sequenza degli accordi, delle motivazioni, è l'azionista che ha deciso di fare così. Ik geef het woord aan de heer Elias. Ja, ik had nog één vraag. Sorry, ik had nog één vraag. Is het juist dat bij Ansaldo Breda voor 17 maart de kans op het winnen van een procedure op 70% werd geschat, ongeveer? Io credo che le probabilità forse erano più alte, non faccio questo per mestiere, faccio l'ingegnere, però vivendo molto personalmente credo che le probabilità di vincere potevano essere molto alte, effettivamente. Non saprei giudicare 70, 30, sicuramente preponderanti le probabilità di vincere, ma altrimenti non avrei dato seguito con i miei avvocati a fare operazioni così determinate. De financiële man van de NS heeft hier tegenover de commissie verklaard dat de kans op ongeveer 30% in het begin althans werd ingeschat van de zijde van de NS. Dus dat loopt dan redelijk rond, die inschattingen aan beide kanten. Maar dan is dus de conclusie dat de NS eigenlijk nog van geluk mocht spreken dat de moedermaatschappij Finmeccanica van het gezeur af wilde. Beh, non so quello che pensa il dottor Rob, questo però mi stupisce ancora di più, perché vuol dire che la decisione che è stata presa di rescindere il contratto era ad elevato rischio. Quindi hanno deciso di rescindere il contratto sapendo che avrebbero perso una causa. Non potevano immaginare a quel momento che hanno deciso di rescindere che Finmeccanica sarebbe stata disponibile a trovare un accordo. Quindi questo sottolinea ancora di più la mia opinione, che è incredibile una cosa del genere, è assolutamente incredibile. Cioè, in una gestione di un'azienda la cosa più importante è la valutazione dei rischi. Se il rischio è molto elevato, l'operazione non la fai. Ma als die feiten zo zijn, dan heeft dus de NS inderdaad geluk gehad dat Finmeccanica de zaak wilde afronden. Se desidera, probabilmente fortunata, Finmeccanica probabilmente non ha avuto neanche delle alternative, perché l'azione devastante di questa cosa le avrebbe creato un problema di 2500 persone con delle conseguenze che puoi immaginare se non riusciva a vendere questa azienda e a trovarle una collocazione, soprattutto con una causa così in corso. Purtroppo a distanza di un anno le cose non si possono dire.
Però mi ha stupito la sua affermazione di Rob, non lo sapevo. Voorzitter. Meneer Manfalotto, we komen tot een afronding van dit verhoor. Wij hebben van u begrepen dat u nog een lijst zou willen overhandigen wat nou precies de openstaande punten was bij het voortijdig overnemen van de treinen. U zal ons een overzicht doen toekomen over de vertragingen. Uw bijstand schrijft hevig mee, zien wij. Twee punten willen we nog even adresseren. Mm-hmm. We hebben in dit verhoor aandacht besteed aan de snelheidsbeperking van Thalys in de periode van de winter. We hebben nog even het een en ander nagezocht en gezien dat de Thalys een snelheidsbeperking kreeg. Ergens tussen de 20ste en de 22ste, afhankelijk van het land waarin het betrof. Dat het betrof, maar in ieder geval op de 15e had Thalys nog geen snelheidsbeperking. Als u andere gegevens heeft, anders dan een krantenartikel, maar andere feitelijke gegevens, dan horen wij dat graag van u. We hebben even gesproken over de taskforce. De heer Fukke maakte geen deel uit van de taskforce. Wel de heer Van As en de heer Hendricks. Misschien was dat een naam die u zich herinnerde. Ik vond het belangrijk om die punten nog eventjes aan te stippen. Ik vond het... Fuchs, l'altro non me lo ricordo. E non me lo ricordo l'altro. Ok. Ma può darsi che sia un mio problema di memoria. Het is in ieder geval belangrijk om hier vast te stellen dat de heer Fukke geen deel uitmaakte van de taskforce, maar dat u mogelijk naast Van Vroonhoven nog een andere persoon heeft gezien, heeft u duidelijk gemaakt aan de commissie. We hebben ook uw tamelijk hartstochtige oproep gehoord om vooral ook uit te zoeken wat er nou aan het eind is gebeurd. Misschien goed om dat aan te geven, dat hebben wij gehoord en wij doen ook onderzoek. Wij proberen de waarheid van alles boven water te hebben. En daarom spreken wij u ook vandaag en spreken wij hierna nog andere personen. Maar we hebben tot slot nog wel één vraag voor u. En dat is de vraag of u signalen heeft gekregen van onregelmatigheden in het proces. Zaken die zouden duiden op fraude of op andere strafbare feiten. Dat is mijn laatste vraag aan u. Riguardo tutto il processo o solo specificamente gli aspetti che riguardano i rapporti di Ansaldo Breda? Wij hebben een slotvraag aan iedereen. Of zij in de periode dat ze betrokken waren bij het proces van de V250 signalen hebben gekregen van onregelmatigheden. En daarom stel ik die vraag ook aan u. Dan is het voor de commissie niet direct relevant vanuit wie, maar of u signalen heeft gekregen van onregelmatigheden. Non ho percepito né avuto segnalazioni di questo genere, cioè relativamente a delle frodi, però mi lasci esprimere questa opinione relativamente alla motivazione del perché è stata decisa questa termination. Ora non so qual è il termine corretto, però sicuramente arrivare a questa conclusione mettendo, diciamo, vanificando completamente un investimento e mi fa pensare che un sospetto io ce l'ho, ovviamente non dimostrabile, però è veramente incredibile. Io ho letto cifre dell'ordine degli 11 miliardi di euro di investimento e queste cose mi indignano. Avendo una soluzione a portata di mano e non trovarla, mi permetta, io non credo che ci sia sempre della buona fede, non ne sono certo, ma questa è ovviamente un'opinione. Se potessi supportarla con dati consistenti non lo avrei fatto in questa occasione, ma l'avrei fatto molto prima.
uw verwijzing naar de 11 miljard zou dus de infrastructuur betreffen. Misschien wel goed om daarover op te merken dat de infrastructuur wordt gebruikt door de Thalys. Dus die is niet in rook opgegaan. Maar ik begrijp dat juist het deel waarvan u zegt, er had een mooie trein kunnen rijden, zo is uw positie. Dat is in uw ogen misschien wel om een andere reden dan de techniek niet doorgegaan. Mag ik u zo begrijpen? Io le preciso una cosa importante, almeno dal mio punto di vista. Le ferrovie italiane, ma molte ferrovie, notoriamente sono società in deficit, lo sono dappertutto. Da 4 anni o 5 anni le ferrovie italiane sono ripassate in attivo, è un grande attivo, per merito dell'alta velocità. Questo significa che l'opportunità che aveva deciso il governo olandese di investire soldi in un'infrastruttura per averne dei vantaggi interni, quindi di utilizzare un proprio operatore per rendere un servizio, è un'opportunità persa probabilmente. E questo avrebbe consentito di utilizzare la propria infrastruttura, un proprio operatore e in un posto, diciamo, in una situazione geografica così vantaggiosa, avrebbe consentito, a mio parere, grandi opportunità. È ovvio che l'Olanda è al centro dell'Europa, può avere importanti collegamenti con il resto dell'Europa e l'apertura delle linee ferroviarie con concetti di interoperabilità potrebbe dare o avrebbe potuto dare un'opportunità di business a questo paese molto importante. Ripeto, con risultati pressoché certi, il che lo dico su basi di fatti avvenuti. Siamo convinti che l'alta velocità possa essere un futuro per l'Europa, un importantissimo contributo anche in termini di contributo all'economia. Dan zegt u eigenlijk, Nederland heeft de hogesnelheidslijn en Italië heeft de hogesnelheidstrein. Dan is nog wel mijn nieuwsgierigheid, wat is nu, wat er gebeurt met de V250's die in Italië zijn? Waar zijn ze? En wat doen ze? Sarò pure provocatorio, se me lo consente. I treni sono nei pressi del nostro stabilimento di Firenze, di Pistoia, quindi nei pressi di Firenze, sono in un deposito. Stiamo valutando varie opportunità di ricollocazione. Stiamo effettuando le normali attività di manutenzione, stiamo valutando appunto queste opportunità, ma ovviamente essendo in pubblico non posso dire dove, perché ovviamente sono azioni commerciali in corso, ma non escluderei la possibilità anche che ci ripensiate. In questo caso i treni sarebbero, noi saremmo pronti a poter riesaminare e rivalutare la possibilità di riportarli su questi binari, perché ci sono tutte le condizioni tecniche per farlo. A quel punto dando finalmente seguito alla parte di investimento che era stato fatto a suo tempo. Dan sluit ik hiermee dit verhoor. Wij gaan om 2 uur verder met het volgende verhoor. Dank u wel. Grazie.